Ciao, benvenuti sul canale, io sono Silvia, questo è il Caffè Veramente e oggi inizia una serie molto particolare che voglio portare avanti fino a Natale, quindi per tutto dicembre, appunto sul ritrovare la magia, non tanto come il Christmas vlog, ma proprio ritrovare la magia di Natale e non solo. La magia è intesa come la magia verso se stessi, la magia di vivere una vita piena, la magia di sentirsi bene e, azzardo la parola, di trovare la felicità. Per cui l'idea è un video al giorno, più piccolini, più corti di quelli che faccio di solito, 5, 6, 7 minuti questa volta, e un video al giorno con un suggerimento, un trucco, una riflessione anche su come aggiungere magia alla propria vita. L'idea è quella, se volete seguirli tutti e partecipare, insomma, e fare gli esercizi uno al giorno, è quello di arrivare a vivere un dicembre più pieno, più presente, più intenso, aggiungendo ogni giorno un pizzico di ispirazione, di magia e anche di divertimento. Quindi, chiaramente non è ancora Natale, sono gli ultimi giorni di novembre, tra poco apparirà qui anche l'albero di Natale, ma qualche lucetta già c'è, per cui cammineremo insieme in questo momento, in questo periodo natalizio, per ritrovare e aggiungere un po' di magia ogni giorno nelle nostre vite. La prima riflessione che faccio oggi e il primo esercizio che ho per voi per aggiungere magia è quella che io chiamo High Vibe List, cioè la lista delle cose ad alta vibrazione. Allora, sapete quanto ci tengo al tema di essere regine della propria vita, di godere appieno della propria vita e di aggiungere ogni giorno quegli elementi che ci fanno vivere nel piacere, anche cose molto piccole. Allora, per questo primo giorno di dicembre l'esercizio che vi propongo è quella che io chiamo la lista, vi faccio vedere la mia, divido il foglio in due, metà superiore e metà inferiore, qui c'è anche una citazione che dice: quello che noi attraiamo è un riflesso diretto del nostro stato energetico. In realtà lo prendo da un libro inglese, per cui l'ho scritto in inglese, ve l'ho tradotta estemporanea, ma comunque l'esercizio sta, dividete nelle due metà la pagina. Nella riga, nella parte superiore, mettiamo, io ho scritto la High Vibe, quindi la lista delle alte vibrazioni, e nella parte sotto invece Low Vibe, lista delle cose che abbassano la nostra energia. Quindi ciò che la alza, ciò che aumenta le nostre vibrazioni, la nostra energia, ciò che la abbassa. Lo so che adesso starete pensando, vabbè, allora devo mettere cose fighe, devo mettere tanto. No, no, la magia sta nelle cose molto piccole. Quelle che aggiungono un millimetro proprio di piacere ogni giorno. Ora vi leggo qualcosa delle mie, proprio per condividere con voi, ma vedrete che sono cose molto piccole. Anzi, vi invito, quando la farete, nel compilarla, a non andare per macro categorie, cioè allora delle cose del lavoro, delle cose della famiglia, delle cose degli amici, come se fossero contenitori dal quale pescare le cose belle. No, fate il discorso inverso. Guardate la vostra giornata, dalla mattina quando vi svegliate, qualunque ora sia, la sera quando andate a dormire, qualunque ora sia, e cercate, ripercorrendo la vostra giornata, le vostre ore, di dire dalle 7 alle 8, che cosa in quell'ora mi fa bene, che cosa in quell'ora mi abbassa l'energia, e così via, in pausa pranzo, che cos'è che aumenta l'energia, che cos'è che la diminuisce, e così via al lavoro. Cioè, provate a ragionare non per categoria di attività, perché sennò ci scatta il filtro del quello che ci piace o quello che non ci piace, ma per continuità nella vostra giornata, che cosa migliora le vostre vibrazioni giornaliere e che cosa le peggiora. Vi faccio degli esempi. Io nella mia parte superiore, quindi la alte vibrazioni, io ho messo dormire 8 ore, che non significa che io tutte le notti mi assicuro, cioè non è che se lo scrivo vuol dire che diventa il to-do delle cose da fare, eh? È proprio la lista di quello che io so che mi farebbe bene. Allora, dormire 8 ore, mangiare verde, perché lo so che quando mangio tante cose verdi, cioè tante verdure verdi, poi sto molto meglio, bere frullati, farmi il bagno caldo la sera almeno 2 volte a settimana. È proprio una cosa, il bagno caldo, che switcha completamente la mia energia interna. Può essere stata la giornata peggiore della storia e posso andare a dormire arrabbiata, triste, infastidita, quello che è. O posso, dopo una giornata peggiore,
farmi un bel bagno caldo e switcha incredibilmente il mio livello energetico. Vado a letto molto più serena. Non è che ho risolto i problemi andando a fare il bagno, ma quel bagno caldo e l'aggiunta è chic, cioè con un sapone un po' più pregiato, che non è quello con cui mi faccio la doccia tutte le mattine. Quindi un bagno caldo ricercato cambia incredibilmente il mio livello di serenità interna. Truccarmi, avere le mani a posto, quindi la manicure più o meno quasi sempre fatta. Scrivere sul mio diario. Scegliere le scarpe ogni mattina. Vedete, sono cose anche semplici, ma un conto è vestirsi tirando su le prime due cose che trovo. Un conto è, io sono un amante delle scarpe, un conto è aprire l'armadio delle scarpe e dedicare 10 secondi in più a scegliere con gusto, ad abbinarci i calzini. Quello per me è un atto che se lo faccio, mi fa subito sentire meglio, se non lo faccio è calma piatta. E quindi se un giorno a basse vibrazioni, resto a basse vibrazioni. John Legend, io ho messo John Legend perché per me ha una... sapete che io ascolto molto, molto la musica, un altro punto era la mia playlist flow, cioè mi piace molto ascoltare una musica dolce che accompagna le mie ore di lavoro. E in particolare John Legend ha una voce che non lo so, mi risuona tantissimo, mi fa vibrare lo stomaco, per cui per me John Legend e la sua musica è una di quelle cose che fa cambiare il mio livello energetico. Bere tanta acqua, quando ne bevo tanta, veramente io mi accorgo di essere più lucida, più brillante, più scintillante. Aromi in casa. Aromi in casa significa che non è che devo cambiare casa, ma posso avere delle candeline, spesso le vedete accese qui, aroma diffusore o candeline che accendo per profumare l'ambiente. Adoro, adoro e cambia immediatamente la mia vibrazione avere in casa un buon odore. E trattarmi con calma, il che vuol dire non pungolarmi, ah, devi fare qui, devi fare là, devi fare là. Magari ho un'agenda fitta e ce l'ho. Però è avere quell'assetto interno di calma che fa andare le mie vibrazioni, la mia energia molto meglio. Ne leggo ancora qualcuno. Meditare, ritagliarmi qualche minuto, non vuol dire meditare, imparare a meditare 40 minuti, om. Sape, piccole cose, vi lascio sempre il link degli altri video sulla meditazione, anche quella in movimento, quindi quella piccola, piccola, piccola da fare più volte al giorno. E fare una cena o un brunch con gli amici almeno una volta a settimana. Altra cosa che lo metto perché magari può essere stata una giornata pesante, ma quel momento giocoso con gli amici, che sia un pranzo o che sia una cena, incredibilmente inverte il mio livello energetico. Quindi ecco, il tema delle alte vibrazioni non vuol dire che adesso questa diventa la lista dei to-do e allora, mo, se non le faccio sono brutta e cattiva. No, vuol dire cominciare a mettere nero su bianco che cosa mette magia nelle nostre giornate. E vedete che non sono cose enormi. Dormire non è wow, Silvia ha detto dormire. No, dormire, però è una cosa importante dormire bene. Aumenta le mie energie e mi fa sentire molto meglio durante la giornata. Bere acqua, meditare, scegliermi le scarpe, truccarmi, sono a volte anche gesti che noi diamo per scontato, ma se io ci penso sono quelle cose che mi fanno volare ad alte vibrazioni. Viceversa, andiamo giù nella parte delle low vibe, quindi le basse vibrazioni, dormire poco, mangiare male, spremermi, non darmi i giusti tempi, fare tutto il back office amministrativo. Quindi tutta la parte noiosa di fatture, bollette, giustificativi, commercialista. E non darmi il tempo tra un'attività e l'altra. Ci sono delle giornate che io passo, allora vado in studio, poi vai a lavoro, poi passo in azienda, poi fai un così, tun 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 tun. E sembra una scheggia impazzita. Ecco, in quel caso io giro veramente a basse vibrazioni, perché non mi do il tempo di chiudere una. Cambiare ufficio, ma cambiare stato mentale, ma cambiare linguaggi. E quindi quando io mi do il tempo, vedi, prima avevo detto non spremermi, no? Quando io mi do il tempo, anche 5 minuti tra un'attività e l'altra, io funziono meglio. Quando io non mi do tempo e mi spremo e faccio tutto attaccato, io perdo, 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 mi dreno completamente l'energia. Stare tanto sui social inutilmente, quindi un conto è quelle ore che decido di passare sui social perché parte del mio lavoro è chiacchierare e condividere con voi sui social, ma starci inutilmente vuol dire lasciare andare il pilota automatico, ravanare nei profili, guardare senza in realtà uno scopo, un interesse o un obiettivo. E
Dov'è? Trascurare il tempo di recupero per me. E tradotto, per esempio, vuol dire non darmi pace neanche una sera. Ci sono sere in cui lavoro fino a tardi in studio, ci sono sere in cui lavoro al computer fino a tardi, e tutte le sere così succhiano le mie energie. Finisco veramente a bassa vibrazione. Allora, non riempire tutte le serate di lavoro, lasciarmi la serata di niente, lasciarmi la serata sul divano a leggere, lasciarmi la serata appunto con gli amici, cioè distogliere, non riempire tutto il tempo. E pensare per esempio sempre al lavoro, altra cosa che mi drena, o pensare, secondo punto, pensare sempre alle cose che non vanno, altra cosa che mi drena. Quindi ecco, ultima che vi leggo, non andare mai a correre, stare sempre a pensare al tech informatico, quindi a tutte le cose informatiche che non sono proprio bravissima, non è il mio forte, però ci devo stare. Quindi questa cosa delle liste della bassa vibrazione non significa che allora non le farò mai più, significa che però devo essere consapevole di quanto mi costano, di quanto mi succhiano l'energia e o le compenso, quindi se mi capita di essere a basse vibrazioni ne vado a prendere una ad alta vibrazione, oppure devo cominciare a tenermelo come, appunto, come promemoria delle cose che nel tempo è meglio che io modulo diversamente. Quindi lascio a te ora compilare la tua lista, alte vibrazioni, basse vibrazioni. Fammi sapere sotto nei commenti qualche elemento, che cosa hai trovato, qual è la tua parte, la tua alta, altissima vibrazione o qual è la tua bassissima vibrazione, in modo tale che possiamo condividere qualche attività. E se vuoi partecipare a tutto il nostro viaggio verso la magia del Natale della nostra vita, iscriviti al canale, ogni giorno un nuovo video fino a Natale. Detto questo, ci vediamo domani!